Buonasera e bentrovati tutti. Gli ospiti questa sera di Buontalloro, della ripresa di Buontalloro, sono la signora Giovanna Mizzoni, che è una ex balia, come si dice, balia asciutta? Era balia da latte, ecco. E ora è balia asciutta. Il presidente del Consiglio, onorevole Giulio Andreotti, e vorrei subito dire che qualche malevolo penserà che è noschese, invece io vorrei rassicurare il presidente che veramente il presidente Andreotti è venuto qui a Buontalloro, e il press agent Enrico Lucherini. Dunque, noi ricominciamo dopo la pausa estiva. Mi auguro così che questo secondo ciclo di Buontalloro abbia perlomeno da parte vostra così la simpatia dimostrata dal primo ciclo. Io comincerei subito a farle qualche domanda, pregando gli altri ospiti, come sta facendo Lucherini, di non distrarsi, ma di intervenire laddove lo ritengano opportuno. Senta, presidente, domani tra l'altro ricominciano le scuole il 20 e il 20 settembre. Ecco, mi risulta che lei a scuola aveva 10 in condotta, ma sotto il banco dava dei calci ai compagni, è vero questo? Non è che fosse un'attività lungo tutto il mio corso scolastico. Ogni tanto. Qualche volta è vero, come è vero che solo qualche volta avevo 10 in condotta. Cioè, però c'era questa curiosa cosa, io volevo solo sapere se è vero, è vero. È vero, anche perché ho avuto la fortuna di avere dei professori molto intelligenti che davano un giudizio riassuntivo ed erano anche un po' di manica larga. Quindi lei non meritava 10 in condotta, vuol dire, no. Con questo. Ecco. Senta, ma il calcio sotto il banco, non per approfondire, lo dava per irrequietezza o per un piccolo rancore che si ha per il compagno di banco? Perché cosa? Cioè, io ne ho dati. Penso che ne abbia dati anche lei qualche io no, volta. Io sì, sì. È così, quando serve per distrarsi un po' e per evitare di intorpidirsi, cosa che a scuola può riuscire abbastanza di frequente. Era soltanto casuale? Quindi. Senza malizia. Era senza malizia. E per questo è giustificato il 10 in condotta, insomma. Più o meno. Senta, prego, vuole dire qualche altra cosa? No, voglio dire che il ricordo di scuola mi fa sempre molto piacere, perché sono le amicizie, tra l'altro, che considero le più vere, nel senso che nessuno è amico né dell'onorevole né del ministro né del presidente, erano amici miei e con alcuni ho conservato, ecco, rimasto in un'amicizia intatta. È rimasto in rapporto, ma li vede in occasioni naturalmente non politiche, nelle quali lei si presenta come era quando era Giulio Andreotti e basta e frequentava un liceo quale a Roma? Il Tasso. Prima il Visconti e poi il Tasso. Cioè continua ad avere quindi una frequentazione di tipo liceale? Con alcuni sì, con alcuni lavoro insieme, con altri ci troviamo di tanto in tanto, ma abbiamo sempre conservato, terzo liceo mi pare che fossimo 18 in tutto, quindi era anche facile conservare. Da questo punto di vista, dico, classi quindi con pochi alunni? Sì, certo non c'era contestazione. No, ma c'era anche la possibilità non del quadruplo turno, del terzo turno, ma insomma era più facile. C'è stata mai contestazione? Ma ce ne fu in qualche occasione, per esempio mi ricordo quando il giorno delle sanzioni, che c'era un certo movimento e in un piccolo gruppo di studenti non volemmo partecipare, ma non tanto per orientamenti politici molto definiti, ma per un certo spirito di controcorrente. Ci fu una piccola menatoria, ma sono rose e fiori nei confronti di quello che accade oggi. Ma lei giustifica quindi un po' la contestazione di oggi, se ne è stato anche se in piccola parte protagonista? Ecco, se uno distrugge i banchi e i gabinetti scientifici mi pare che esageri un po'. Un po' oltre, ecco. Invece la vostra, come ha detto, è stata una piccola... Certamente non abbiamo mai distrutto banchi. Bene, io passo ad un altro argomento. Mi sono naturalmente un po' documentato e credo proprio che lei sia l'inventore di quella frase che il potere logora chi non ce l'ha, perlomeno è stata attribuita a lei, ecco. Ma è mia, è sua questa, sì. Molto indicativa, e quindi le vorrei domandare cosa pensa dell'istituto delle dimissioni, così poco frequentato, le sta venendo da ridere quando no, era notavo questo piccolo, l'istituto delle dimissioni così poco frequentato, poi invece frequentato all'improvviso e in maniera abbastanza sobbalzante per chi non si aspettava. Lei sa che Ludo, non vorrei fare nomi per non facciare. Ma non si capisce affatto che sì. Cosa vuol dire. No, sono stato ermetico. Sì.
Sì. Ecco, che ne pensa quindi lei dell'istituto delle dimissioni? Guardi, le dimissioni sono dei casi in cui sono giuste e dei casi in cui sono una fuga. Poi ci sono delle vie di mezzo in cui bisogna dimettersi da qualche cosa ma non da tutto, e credo che di questo si tratti nel caso da lei non nominato ma mi pare chiaramente indicato, e credo che sia una soluzione abbastanza obiettiva, anche se ci si fa sopra un po' di sfottò, ma questo forse fa bene anche a rendere un cipiglio meno duro allo spirito pubblico. Io credo che sul fondo di certe soluzioni ci sia una certa saggezza politica. Che è quella di dimettersi ma non troppo. Ecco, di dimettersi spostandosi, sempre, cioè, per non fare nomi, io non voglio, l'ho detto che in trasmissione non vorrei fare nomi. Di evitare che attraverso una situazione personale si possa, con una specie di piccola valanga, poi trascinare dietro quello che mi pare più o meno tutti, salvo piccolissime frange, non volevano che venisse trascinato. Presidente, ma come mai però dinanzi a certe slavine che potrebbero diventare valanghe nessuno ha posto una mano per fermare la medesima, ed altre valanghe vengono invece evitate, sempre per non fare nomi? Beh, ci sono delle situazioni nelle quali va guardato un po' complessivamente. Noi abbiamo una situazione difficile nel quale il governo, che si formò con parecchie trattative, con una constatazione finale che l'unica convergenza che c'era era nel non impedire che ci fosse questo tipo di governo. Siccome le cose non sono molto cambiate, tutti hanno questa preoccupazione. Ora, dirlo da parte mia potrebbe sembrare un istinto di conservazione che è proprio di tutte le specie, non solo degli umani, ma io credo che sia un senso di responsabilità in alcuni momenti il non aprire al buio. Sono dei paesi dove vi è un'istituzione molto bella, cioè prima si forma un nuovo governo e poi cade il governo che c'è in Germania, ad esempio, perché le crisi al buio, specie quando ci sono molti problemi in aria, sono considerate da molti, quindi non solo da quelli che possono essere i beneficiari delle non crisi, sono considerate da molti come delle avventure, e le avventure in politica, quando è possibile, è bene tenere lontane. Le farei un'altra domanda politica per poi passare ad altri argomenti. Lei ha parlato di non impedimento, ha usato una frase molto, sì, di non molto andreottiana. Beh, ecco, insomma, questo non impedimento, è la non sfiducia. Ecco, la non sfiducia. Sì. Se non sbaglio, lei è stato negli anni passati, diciamo 15 anni fa, più o meno leader della corrente primavera della Democrazia Cristiana, che fu una corrente molto accesa, se non sbaglio, nel cercare di impedire che i socialisti venissero al governo. Ecco, lei adesso è presidente del Consiglio di un governo con la non sfiducia da parte dei comunisti. Ecco, le domando, che è successo nel frattempo? Cioè, chi è che ha cambiato i meriti? Sono stati i meriti dei comunisti? Cioè, c'è sta, Beh, molte cose sono certamente cambiate. Sono cambiati i rapporti di forza. C'è stata una certa evoluzione, argomenti che un tempo... Da parte di chi? L'evoluzione? Un po' da parte di tutti, però dovrei dire che argomenti che un tempo erano il segno della divisione, del contrasto, talvolta delle botte anche in Parlamento, parlo del Patto Atlantico, parlo della Comunità Europea, sono diventati invece patrimonio comune. Questo ha creato una possibilità di confronto, di dialogo, di intesa. Poi i problemi in sé... Quindi vuol dire che sono cambiati gli altri, lei mi sta dicendo in questo momento? Guardi, ognuno di noi certamente deve guardare le cose come sono, le cose come sono oggi sono un po' diverse da come erano una volta. La guerra fredda non c'è più, c'è un tentativo felicemente riuscito fino ad ora, e speriamo che continui, di distensione internazionale. Tutto questo si ripercuote anche nel nostro campo interno. In più c'è una convinzione forse più maturata oggi che determinati problemi di lavoro, di prezzi, di economie vanno guardati non in un comparto ristretto da un partito rispetto a un altro partito, ma facendo il più possibile una ricerca di denominatori comuni, mentre forse nel passato
qualche volta abbiamo fatto un po' troppo il massimo comune divisore. Per fare politica, Presidente, è proprio necessario andare talvolta in conflitto con la propria coscienza? Ma io credo che in conflitto con la propria coscienza non ci si debba andare mai, né in politica né fuori. Ed è un'operazione che a lei riesce facilmente? Direi di sì, perché ci sono delle verità essenziali, ci sono degli impegni morali di carattere profondo sui quali è impossibile qualunque transazione. Anche a costo di rimetterci la coerenza, volendo? Beh, no, io non credo che possa esistere un conflitto tra coerenza e impegni morali e convinzioni di coscienza, a costo di rimetterci il posto, ma questo certamente... E qui ci rifacciamo all'istituto di cui parlavamo prima. Infatti, anch'io non ne ho date molte in vita mia di dimissioni, ma quando nel 73 spirò un'aria che non era favorevole a quella del governo che io presiedevo, me ne sono andato per qualche mese a casa e non è stata nessuna tragedia. Nessuno l'ha trattenuto? Nessuno mi ha trattenuto, anzi ho avuto qualche spintarella. E non ne hanno fatto nemmeno fare quel curioso cambio delle case. Vabbè, comunque adesso ne abbiamo già parlato prima. Senta, Presidente, ancora una cosa. Il suo successo a cosa si deve? Si deve di più alla sua abilità, alla sua intelligenza, alla pochezza degli altri o all'onorevole Evangelisti? Qui sono cose un po' di diverso genere. Cos'è il successo? Il fatto di rimanere a galla, rimanere a galla, detto in termini un po' semplici, per molto tempo e anche di poter mantenere delle posizioni di un certo impegno. Questo io credo che attualmente la componente maggiore forse è una certa esperienza che viene dopo molti anni. Noi abbiamo cominciato, molti di noi, molto giovani, subito dopo la guerra, e oggi abbiamo un certo numero di vicende di cui siamo stati o protagonisti o osservatori, e una conoscenza un po' della vita politica, una conoscenza anche degli uomini, che giova, perché il rapporto umano in Parlamento in modo particolare, nonostante questo non appaia fuori, ha un suo valore. Quindi lei sta facendo un inno alla terza età da questo punto di vista? Ma in attesa di farlo alla quarta. Ma lei ancora non è nella terza età, ma insomma molti ce ne sono. Senta, Montanelli scrisse, se non sbaglio, che in chiesa De Gasperi si rivolgeva a Dio e Andreotti al prete. Che voleva dire con questa frase? Non so se volesse più lodare De Gasperi o più sfotere me, insomma, io ho sempre considerato le cose religiose come un fatto molto personale, infatti credo che pur avendo lavorato per tanti anni con De Gasperi, salvo qualche funerale o qualche cerimonia importante, non sono mai andato a messa insieme con lui. Certamente se voleva dire che la spiritualità, la tempra di De Gasperi era molto superiore a quella mia, Montanelli ha ragione. E se invece avesse voluto intendere una sua maggiore frequentazione, diciamo così, col potere temporale? No. Io ho scritto dei libri un po' contro il potere temporale, quindi sotto questo aspetto ho le